Come sempre siamo velocissimi per riprendere gli argomenti anche di questa seconda parte. Ripartiamo dalle poltroncine rosse e quindi con Casa Salute e la qualità del sonno. Ta-da! Rieccoci qua. Quindi, quali sono alcuni disturbi del sonno comuni e come possiamo affrontarli in modo naturale? Beh, intanto dobbiamo fare una premessa. Fisiologicamente il sonno cambia negli anni, con l'avanzare dell'età, e tende progressivamente a diminuire proprio in termini di tempo, la qualità, la quantità e la qualità del sonno. È anche vero però che, l'altra premessa da fare, la qualità del nostro sonno è strettamente collegata alla qualità della nostra giornata. Che vuol dire questo? Che quando andiamo a ricercare le cause di un sonno disturbato, molto spesso dobbiamo andare a cercare quelle cause nella nostra giornata, nella qualità delle emozioni e nella qualità delle azioni che abbiamo fatto durante il giorno. Questo spesso perché? Perché lavorare sul sonno significa lavorare su un ritmo adeguato dato durante il giorno, sull'ascoltarsi proprio durante il giorno e quello che facciamo. Detto questo, le motivazioni per cui il sonno, diciamo, può essere alterato possono essere tantissime. Alcune di queste sono per esempio i disturbi dell'umore, quindi la depressione piuttosto che l'ansia, alterazioni del tono dell'umore che possono influire nella qualità del sonno. In altri casi ci sono dei disturbi, diciamo, organici, possono essere disturbi a livello respiratorio che generano delle apnee piuttosto che adenoidi o altro tipo di disturbo. Però in generale possiamo dire che la qualità del nostro sonno è strettamente correlata alla qualità della nostra giornata. Quindi in che modo possiamo lavorarci? Beh, sicuramente io ritorno sempre sulla mindfulness, perché come pratica di meditazione, pratica di ascolto del sé, è sicuramente un grandissimo aiuto per avvicinarsi ad una buona qualità del sonno. Quindi prima di addormentarsi, anche per chi non è pratico di meditazione, fare esercizi di respiro, anche un ciclo di 10-15 respiri può essere sufficiente per riattivare il cosiddetto tono vagale, che è il tono, diciamo, legato al riequilibrio dello stress diurno, mettiamola così. Quindi questo è sicuramente un grande aiuto. Invece Giuseppe ci darà qualche altro consiglio invece per quanto riguarda il Feng Shui, la disciplina riportata anche attraverso il tuo libro. Certo. Ci spieghi come insieme al biophilic design e l'ingegneria olistica contribuiscono a creare un ambiente favorevole al sonno nella nostra casa. Sono argomenti complessi, ma proviamo a sintetizzarli in pochi minuti. Allora, il Feng Shui, come abbiamo detto, è una disciplina millenaria che viene dall'Oriente e che ha come obiettivo quello di creare armonia fra noi e il nostro ambiente, il nostro spazio. Per quanto riguarda il sonno, si pensa che l'orientamento del letto a nord è, diciamo, è un luogo comune che ha dei fondamenti, perché diciamo, ci allineiamo con il campo magnetico terrestre, e in più la direzione del nord per il Feng Shui è legata all'elemento acqua, che è un elemento yin, di energia di quiete, energia di ferma, un'energia statica. Quindi questo sicuramente facilita il sonno. Però prima di guardare l'orientamento bisogna guardare se il nostro letto ha una posizione di controllo, quando noi siamo sdraiati nel nostro letto, rispetto a porte e finestre, perché questo, da un punto di vista proprio biologico, diciamo, ci sono tanti studi che lo dimostrano, sì, facilita il fatto di controllare porte e finestre, ci rilassa, riduce il nostro stress e facilita quindi la qualità del sonno. Quindi questa è la prima cosa, è la posizione del letto per il Feng Shui. Per il biophilic design, che è una disciplina invece più moderna che viene dagli Stati Uniti e che ha come obiettivo quello di lavorare su tre aspetti fondamentali del nostro benessere globale, che è riduzione dello stress, quindi da un punto di vista fisico, miglioramento delle nostre attività cognitive, quindi l'aspetto mentale, e poi la qualità delle nostre emozioni. Questa disciplina, attraverso degli studi e delle ricerche, quindi attraverso delle evidenze scientifiche, dimostra come, per esempio, la connessione con la natura, quindi gli elementi naturali di cui si parlava prima, ma anche l'introduzione di piante oppure una vista verso un giardino, ci aiutano a ridurre il nostro stress, quindi migliorare la qualità del sonno,
ma anche le nostre emozioni e l'attività mentale che in qualche modo si rilassa durante il sonno, come diceva la dottoressa. Poi l'ingegneria olistica, nel mio libro ci sono i tre pilastri che sono sicurezza, salute e serenità dell'habitat. In questo caso, ecco qui c'è l'immagine, la felicità sta nell'unione di questi di tre questi elementi. Tre pilastri. Quindi la sensazione di sicurezza che ci dà una casa solida, sì. Quindi anche questo, immaginate una camera che ha delle crepe, cioè riusciresti te a rilassarti? No. Ecco, quindi non molto. La sicurezza sismica, la sicurezza degli impianti, di cui abbiamo parlato anche prima, e la sicurezza anche delle superfici, perché si può cadere, insomma ci sono aspetti. E poi la salute, quindi quello che riguarda appunto per esempio la riduzione del rumore, perché il rumore durante l'ora del sonno, anche se poi uno ci si abitua, in realtà poi a livello inconscio ci crea sempre comunque un disturbo che a lungo andare poi si cronicizza e si creano delle problematiche, dei disturbi del sonno. Prima ci ha dato anche qualche pillola sull'alimentazione. Quali, se esistono appunto particolari alimenti o integratori che possono migliorare la qualità del sonno velocemente? Perché sicuramente sì. Allora, gli alimenti in generale, ci sono più degli alimenti da controindicare, che sono quelli più attivanti, che solitamente vengono evitati o fortemente diminuiti, diciamo, dalle 6 del pomeriggio in poi, quindi caffeina, teina, tutti quelli che sono gli alimenti più ricchi di zuccheri e con alto contenuto di carboidrati. Dal punto di vista invece della natura ci sono molte piante che ci danno grandissime opportunità che possono essere utilizzate non solo nel periodo immediatamente che precede immediatamente l'addormentamento, ma addirittura nelle ore serali, quindi dal tardo pomeriggio in poi, come la passiflora, la melissa, che è anche nota per proprietà antivirali, o la cosiddetta melatonina, che come sappiamo è il nostro ormone interno che ha un sacco di funzioni fantastiche. Certamente, grazie. A più tardi. Dopo. Per la ciliegina sulla torta, a proposito di alimentazione. Perché adesso invece torniamo a parlare anche di consapevolezza con Global Net Italia. Ta-da! Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, cioè dalle tempistiche per l'attivazione delle aree grigie. Ripetiamo cosa sono innanzitutto le aree grigie per i telespettatori che si sono non attivati, sintonizzati adesso. Attivati con calma. No, allora, l'Italia è divisa in aree bianche e aree grigie. Le aree bianche sono quelle tendenzialmente a più alta densità di popolazione, che sono quelle più fortunate per la parolaccia del digital divide, cioè quindi che non gli arriva internet. Quindi l'area bianca tendenzialmente sono le città o le grandi comuni. Le aree grigie sono quelle aree dove invece internet è un problema, cioè il portare internet, le aree rurali, quindi comuni abbastanza lontani poi dai punti nevralgici dell'infrastruttura. E quindi siccome in Italia esiste quello che si chiama Piano Italia 1 giga, cioè tutti gli italiani dovranno andare a 1 giga prima o poi, non si sa quando, cioè in realtà c'è delle tempistiche ma non so se riusciranno a rispettarle, allora lo Stato italiano si è messo insieme a Open Fiber, in questo caso a TIM, per portare la fibra a 1 giga anche dove è più difficile. Perché? Perché il problema era economico, nel senso, io portare l'infrastruttura in un comune rurale dove ci sono magari un certo numero di abitanti economicamente potrebbe essere più svantaggioso, no? E quindi allora si tende a portarli dove c'è alta densità e quindi il guadagno è maggiore. Questo è certo. Semplice matematica. Allora lo Stato è intervenuto. Il problema qual è? Che essendo una cosa statale, come tutte le cose statali, diciamo che gli ingranaggi sono un po' lenti. Ci sono poi delle problematiche che loro devono attivare in teoria 8.000 civici in certi tempi, e quindi sostanzialmente quello che volevo arrivare a dire è che le persone, se sanno di essere in un comune in area grigia, cluster C e D, cioè si chiama in tanti nomi, anche cluster C e D vuol dire area grigia, devono mettersi rilassati sul divano magari di Filippo con calma, aspettare preferibilmente sui divani di Filippo, certo.
aspettare la connessione con molta, molta calma, perché potrebbero volerci mesi. Tanto ci si rilassa anche bene sui tuoi divani, quindi... Io può stare tranquillo senza internet, no, scherzo. E magari aspettare mesi, perché ci sono dei problemi proprio infrastrutturali, magari ancora i lavori non sono finiti, i legamenti non sono finiti, ci sono mille storie, ma sostanzialmente l'utente finale si spazientisce, perché è una cosa che ho visto in giro, si spazientisce perché non te la portano, ma purtroppo ci sono proprio dei problemi strutturali e dei lavori non finiti, e quindi ti dicono che è attivabile, ma in realtà il sistema ancora non è pronto. Quindi pazienza se sei in aree grigie. E consiglio sicuramente di verificare sempre la copertura della tua casa, sia su TIM su Open Fiber. A quel punto puoi scegliere l'operatore. Spieghiamo per bene come fare, perché... Per vedere la copertura basta andare sul sito TIM o sul sito Open Fiber. Ok. E si può verificare col tuo indirizzo e civico. Lì nasce il problema poi dell'indirizzo e il civico, perché quando si va in certe zone, le vie quelle lunghissime che non finiscono mai, dove i civici poi non si sa bene come sono, lì è difficile, quando sei in campagna è veramente complesso. Però diciamo che sui siti ci sono dei database, quindi si può fare una ricerca con indirizzo e civico e ti dice se sei coperto o no. Non ti dicono quando, se è no non ti dicono quando sarà, quindi se è no ogni tanto devi andare a rivedere. Una volta fatto questo potete scegliere un operatore che più vi aggrada, nel senso, l'importante è che abbia una delle due che utilizzi una delle due infrastrutture, però è aperto il, e dopo vedremo che domani sarà ancora più semplice, perché esisterà un'unica rete, quindi però lo diciamo dopo. Quindi oggi ci porti buone notizie? Beh, dipende. Sapevo. Per qualcuno possono essere buone notizie, per altri cattive. Dipende. Per lo Stato sono buone, loro dicono che è una cosa positiva, per me è una cosa abbastanza positiva, c'è chi invece è più negativo su questo tipo di cosa, ma sostanzialmente si ritornerà ad avere un'unica rete. Un'unica rete? Sì, sicuramente, al 99%. Vabbè, dai, sicuramente siamo curiosi. Allora ti interrompo, perché ci torniamo più tardi, grazie. A dopo. Perché Unicop Firenze festeggia un altro importante traguardo, i 10 anni della Bibliocop di Lastra Assegna. Capiamone di più. Il punto vendita di Lastra Assegna di Unicop Firenze ha appena festeggiato i 10 anni di attività. Per farlo è stato realizzato un cartellone di eventi di 2 giorni che include, fra le altre cose, attività pensate per i bambini, il laboratorio di lettura ad alta voce curato da Letizia Fuochi ed un mini festival della lettura condivisa. Come per ogni anniversario che si rispetti, è il momento di fare un bilancio. L'esperienza è stata sicuramente un'esperienza positiva, tant'è vero che in Coop ce ne sono ben 40 di punti Bibliocop, quindi quasi in tutti i negozi un pochino grandi che hanno una galleria commerciale hanno un punto di Bibliocop. E hanno tutti dei grandi risultati, ci sono circa 300 volontari, 8.000 lettori che sono passati nel 2023 da queste biblioteche. Noi sinceramente non possiamo altro che ringraziare due consigliere, Renata Corzi e Angela Prestia, che sono state quelle che hanno fortemente voluto la biblioteca 10 anni fa, e grazie al loro impegno è che ora siamo arrivati a questo punto. La Bibliocop di Lastra Assegna rappresenta quindi un presidio culturale permanente in grado di servire tutto il territorio, stimolando la lettura, creando nuovi lettori, giovani e non, e dando così vita ad una comunità di appassionati. Le biblioteche sono un presidio di cultura, però molte volte avere il prestito, quando uno magari entra in un supermercato con una finalità diversa, penso sia un modo diverso di toccare con mano, un impatto diverso, magari anche più, non dico più semplice, ma con una visione diversa. E questo era l'obiettivo di questo progetto. C'è un bisogno di avere contenuti. I contenitori ce l'abbiamo, abbiamo Assegna, all'Astra delle biblioteche efficienti, forti, fornite. Bene, dobbiamo creare anche intorno a questo un movimento di persone che hanno voglia di andare oltre, di avvicinarsi al libro, alla lettura,
ma anche la scrittura, perché da queste esperienze, da questi elementi, da queste situazioni viene voglia non solo di leggere, non solo di conoscere gli altri, ma anche di raccontarsi e iniziare a scrivere. Il progetto Bibliocop viene lanciato nel 2010 in collaborazione con la Regione Toscana per favorire l'accesso alla lettura. Oggi l'operazione può vantare 8.000 lettori l'anno per 35.000 prestiti ed un archivio librario di oltre 50.000 volumi. Tutto questo grazie all'impegno di 300 volontari sparsi nei 40 punti Bibliocop di tutta la Toscana. La Bibliocop di Lastrassigna, così come le altre, rappresenta un vero e proprio punto di prestito decentrato, lavorando in connubio con la biblioteca comunale e dando vita ad una sinergia in grado di portare benefici ad entrambi gli spazi coinvolti. Chiaramente per noi è un valore aggiunto per la biblioteca, perché questo permette non solo di far conoscere l'importanza, la valorizzazione, la promozione della lettura, ma anche diciamo, la conoscenza della struttura che è la biblioteca, che si trova vicino insomma, al punto Bibliocop. Da due giorni di eventi è stata aperta la presentazione del libro Il mio migliore amico è fascista, a cura della scrittrice e illustratrice Taqwa Ben Mohamed, un volume che ben sintetizza lo spirito di comunione e comunicazione che sta dietro al progetto Bibliocop, col dialogo utilizzato come veicolo di annullamento delle distanze umane e culturali. Un ascolto reciproco, quando ascolti una persona veramente ti immedesimi in quella persona per capire chi è, perché pensa in questo modo. E così è stato anche da parte sua, lui ha ascoltato me, io ho ascoltato lui e siamo cresciuti entrambi. Ta-da! Filippo, rieccoci qua, quindi la tua storia abbiamo capito che inizia dal 2010 e da lì è stato tutto un divenire, una soddisfazione dopo l'altra. Quindi, se puoi rispondere, certo, ovviamente. Certo. Ma c'è qualche celebrità che ha comprato i tuoi divani, che si è affidata a te? Allora, guarda. La risposta è sì. La risposta sì. È sì, ce n'è diversa. Se puoi fare qualche nome. Qualche nome ve lo faccio. Allora, 2 anni fa mi ha chiamato una cliente, Filippo, ma c'è Belen sui tuoi divani. Davvero? Io non lo sapevo nemmeno, ovviamente. Quindi sono andato subito nel profilo di Belen a vedere e ho trovato effettivamente Belen con suo marito e suo figlio sdraiata sui miei divani. Ho ripostato su Instagram ovviamente la cosa, ho avuto il cellulare impazzito, veramente impazzito, sia di ordini sia di like e commenti Instagram, è stato divertente. Mi capita sempre così perché non mi chiamano direttamente me, che poi se mi chiamassero ovviamente li regalerei divani, invece non mi chiamano, comprano e pagano, e probabilmente con altri nomi. Meglio, non lo so. No? Così. Meglio, ecco. Meglio, vabbè, però mi farebbe piacere onestamente. L'altra settimana, 2 settimane fa, mi chiama un'altra cliente e dice: Filippo, ma c'è Marco Mengoni sui tuoi divani? Io no, credo di no, da me Marco Mengoni non ha comprato il divano. E invece? Vado nel profilo di Marco Mengoni Instagram. Eccolo qua! E c'è, eccolo, infatti, sì. E c'era Marco Mengoni. E per me sono botte di fortuna, perché ovviamente sono cose che commercialmente... Ma sai, la fortuna esiste fino a un certo punto. Grazie, grazie Carlotta, grazie. Grazie, grazie. Ma se ci vuoi fare qualche altro nome, noi... Poi, sempre un paio di anni fa, mi chiama altri clienti. Ma Diletta Leotta, il tuo divano? No, assolutamente no. No. Anche lì sono andato nel profilo di Diletta Leotta e c'era anche e lei. Ho trovato lei che aveva fatto proprio un post sui miei divani alla sua terrazza. E credo a Milano. Sì. Anche lei. Dai, sì, anche lei. È stato bello. Che poi tutti i miei follower sono tutti contenti, perché ovviamente ormai io di divani ne ho venduti veramente, divani, prodotti. Io parlo sempre di divani perché vendo più divani. Ma in io realtà, poi ho linee di sedie, letti, eccetera, che devo dire la verità, articoli. Ne ho anche venduti tanti. Tanto c'è tanti. Il sito sul quale è possibile visionare sì, i tuoi sì, articoli, sì. Ma a proposito di tempistiche, come funziona l'ordine con te? L'iter che sei abituato a rispettare? Allora, l'ordine avviene in maniera molto spontanea, come vedete che sono io. Quindi io non uso email assolutamente, io mi contattano tutti tramite WhatsApp.
e do sempre del tuo a tutti e credo che la gente mi ami anche per quello. E niente, inizia così: Filippo, avrei bisogno di un divano, ma mi chiamano tutti per nome ormai, sono sincero, eh. Signor Ghezzani non mi chiama nessuno. No, ormai mi chiamano tutti Filippo, anche chi non conosco nemmeno. Quindi Filippo, avrei bisogno di un divano di 3 metri con una chaise longue di 2,50 m. E io gli dico, ok Caterina, allora ti mando uno schizzo, una bozza di come si potrebbe fare e poi ti mando tutti i video colori, che sono tantissimi, su WhatsApp. Caterina o Mario inizia a ricevere tutta sta roba e si inizia a creare un rapporto fra, certo, noi, no? Filippo, si potrebbe fare così, colori ti piacerebbe, manda le foto di casa sua, ho questo parquet di rovere piuttosto che, non so, di Wenger, e quindi niente, poi si arriva alla scelta del divano. Mi mandano i dati di fatturazione e metto fattura, ma sono molto bravo anche lì, devo dire la verità, sono sincero, i soldi mi interessano fino a un certo punto, anche quando mi fanno gli ordini, magari ci vuole 2 mesi per avere il divano, io li faccio dare solo un piccolo acconto e solo se è un su misura, che se no li faccio pagare poi prima della spedizione dei divani e prendo gli ordini a gratis, insomma. Sei di Livorno? Io sono livornese, sì. Cosa sta nascendo adesso là e fa parte di progetto futuro? Ci sarà una svolta ora, perché io fino adesso, grazie alla mia informalità, ho lavorato in un magazzino bruttissimo dove spesso è venuta anche gente molto importante, però ora devo iniziare a tenere un po' di più alla forma e quindi aprirò questo showroom molto bello e curatissimo. Magari poi la prossima volta vi racconterò, però sarà veramente una bellissima cosa che tanto poi su Instagram vedrete tutti, perché inizierò a farlo vedere, quindi sono molto contento, devo dire la verità. Quindi andate sicuramente a sbirciarlo su Instagram, sì, e iniziate a seguirlo. In bocca al lupo per tutto, credi, Filippo, Carlotta, e per tutto quello che sarà. A presto, grazie mille. Grazie. Adesso invece torniamo a parlare della riforma Cartabia con l'Avvocato Risponde. Stavamo parlando di quelli che sono gli strumenti alternativi e a tal proposito insomma, ci stavi spiegando anche la negoziazione assistita, che anche quest'ultima ha tempistiche più brevi. Sì, assolutamente. Appunto, come avevamo appena accennato di raccontare, esiste appunto lo strumento alternativo della negoziazione assistita che, riprendendo dalla domanda della signora Simona della puntata di oggi, cioè se si possa divenire una separazione in tempi brevi avendo anche prole, assolutamente esiste appunto lo strumento alternativo della negoziazione assistita, vale a dire assistita da illegali, laddove ha una tempistica rapida sancita dalla legge, perché nel momento stesso in cui le parti aderiscono alla negoziazione assistita, questa deve necessariamente esaurirsi nei 90 giorni, altrimenti non è possibile esperirla. Conseguentemente può essere spesso e volentieri un deterrente per far sì che si cerchi di arrivare a una quadra. È evidente che non vi è assolutamente un obbligo, spesso e volentieri sul campo mi è capitato situazioni di separazione che nascono quindi con i migliori auspici con la negoziazione assistita, per poi non addivenire diciamo all'accordo durante il percorso appunto dei 90 giorni e quindi dover diciamo intraprendere la via del foro giudiziario. Quindi è uno strumento alternativo che reputo valido, che reputo anche diciamo pone i coniugi anche meno sotto un aspetto di pressione psicologica, perché ha lo stesso tipo di validità, esatto, ma poi soprattutto non ci si deve recare in tribunale, che poi spesso e volentieri anche l'impatto visivo l'ho potuto assaggiare nei confronti appunto sia delle clienti che dei clienti, spesso e volentieri ha anche il suo peso. Invece in questo caso gli incontri vengono fatti alternativamente negli studi dei rispettivi legali, certo, e laddove
come giustamente stavi sottolineando, si arrivasse alla definizione della separazione o anche del divorzio mediante la negoziazione assistita, questi ha la medesima validità che si avrebbe con un procedimento mediante il tribunale. Beh, anche oggi abbiamo parlato di tanto. Ti va di ripetere i punti più importanti, magari di rifare velocemente un punto della situazione? Volentieri, Carlotta. Per le persone che si stanno sintonizzando adesso. Assolutamente. E, l'aspetto appunto che abbiamo trattato anche oggi, a seguito appunto della domanda, come dicevamo prima, della signora Simona, è l'ambito di separazione ed anche divorzi alla luce dell'intervenuta riforma Cartabia in vigore nella legislazione italiana dal 1 marzo del 2023. Questa riforma ha cercato di venire incontro alle lungaggini spesso e volentieri dei fori italiani, soprattutto anche per quanto riguarda i procedimenti di separazione e divorzio, cercando di dimezzarne i tempi, dando l'opportunità di proporre un'unica istanza dove si potesse richiedere e si può richiedere la separazione ed anche il divorzio. Fra uno e l'altro, diciamo nel caso in cui entrambi i coniugi vogliano addivenire successivamente al divorzio, dalla promulgazione della sentenza di separazione avremo il trascorso obbligatorio dei 6 mesi o di un anno per poter chiedere il divorzio, laddove siamo in presenza o di figli minori o maggiorenni, o se la separazione è arrivata mediante un aspetto consensuale, allora saranno 6 mesi, o a livello giudiziale sarà un anno di tempo per poter poi richiedere il divorzio. Poi dicevamo appunto anche adesso l'aspetto importante è quello della prole, come avevamo detto, certo. L'aspetto di redigere un piano genitoriale nei confronti dei bambini, dei ragazzi, anche è sempre molto importante. Perché tante persone che arrivano a divorziare hanno figli, no? Assolutamente. Quindi... io ho imparato sul campo che è un aspetto molto delicato, bisogna entrarci sempre, certo, con le pinze. Spesso e volentieri mi faccio coadiuvare anche da una psicologa che segue le sessioni. E questo serve sempre perché è un percorso che la prole ha sempre la centralità in quello che sta succedendo, ma comunque è un qualcosa che deve essere sempre vissuto con l'auspicio della massima serenità. A volte è difficile, si comprende, non siamo qui a vendere fumo e a dire appunto tutto è semplice, però anche nei confronti appunto dei genitori. E l'ultimo aspetto, appunto dicevamo, lo strumento alternativo della negoziazione assistita per poter addivenire separazione o divorzio. Quindi per qualsiasi altra informazione, domanda in più, l'APO? Sì, potete inserire il mio nome e cognome in qualunque motore di ricerca e troverete appunto i miei recapiti sia dello studio di Firenze che quello di Roma, oltre quelli telefonici. Nonché potete scrivere alla mail di studio@studiolegalebartalucci-vitelli.it oppure Carlotta, quello della redazione. tada@rtv38.com. L'APO, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e a tutti i telespettatori. Ti riaspettiamo quando vuoi. A presto. Grazie mille. Adesso Socrem Firenze. Ta-da! Stavamo parlando della cremazione, ma adesso vogliamo sapere dove possono essere destinate le ceneri. Le ceneri... basta lasciarlo scritto, quando uno viene a iscriversi alla società di cremazione lascia anche il destino delle ceneri, che possono essere portate in un qualsiasi cimitero e tumulate, possono essere disperse, possono essere messe anche nel cenerario comune. Cioè, queste sono scelte che uno può fare quando viene a fare l'iscrizione, c'è un modulo apposta e lascia scritto dove vuole che siano. Decide ovviamente il familiare. Sì, noi poi si rispetta molto la volontà di chi si iscrive, perché per noi è una questione di libertà, cioè avere la libertà di scegliere. Io scelgo, lascio scritto, e guardate che non è solo una libertà personale nostra, ma è anche una libertà nei confronti dei nostri cari, a cui solleviamo l'onere di dover scegliere per noi. Giustissimo. Ed è bellissimo questo, perché in certi momenti vengono fuori poi tutti i dubbi,
ma sì, ma no, ma là, ma... Invece quando c'è una volontà scritta, questa, prima, siccome noi siamo gli esecutori testamentali riconosciuti, nessuno si può opporre alla volontà che uno ha lasciato. Sicuramente semplifica tutto. Si semplifica tutto perché è veramente il rispetto della volontà della persona, che poi può lasciare detto anche tante altre cose. Quando Lara parlava della cremazione in sé, c'è anche un modo per cui si può salutare l'innesto della bara dentro il forno, cioè la si accarezza fino alla fine. C'è chi ha portato con sé uno strumento musicale e accompagna durante la cremazione il suo caro suonando uno strumento. L'altro giorno c'era un cantante, un tenore che accompagnava, che ha cantato tre romanze mentre c'era la cremazione. Cioè è uno sfatare anche tutta una serie di problematiche. Per noi è un saluto che si dà, saluto laico che si dà a questo abbandono della vita terrena, ecco. E iscriversi è molto... Ecco, come associarsi è... È molto semplice, basta... Stiamo anche spiegando appunto tutti quelli, sì, che sono i vantaggi, no? Di iscriversi basta telefonare alla Socrem o recarsi, fissare un appuntamento e recarsi in via dell'Ariento, dove c'è la nostra sede, oppure andare al Tempio Crematorio e lì c'è un impiegato anche che accetta le iscrizioni. Ma oltretutto offriamo anche un servizio per chi non può camminare, non può venire, ha degli impedimenti, si può fare anche l'iscrizione domiciliare. Si prende un appuntamento e l'incaricato del presidente va a raccogliere l'iscrizione anche domiciliare. E questa è una cosa molto importante. Se ho capito bene, siete vicepresidente e presidente da un anno. Sì, noi siamo... Come è andato, insomma... questo anno? Beh, è stato un anno che abbiamo fatto alcuni cambiamenti, ma non perché li avessero fatto male i nostri predecessori, ma abbiamo portato una ventata di novità che è stata il coinvolgimento delle televisioni, della stampa, la pubblicità sulla televisione, e devo dire che in particolar modo lo spot pubblicitario che gira anche su, soprattutto su RTV 38, certo, qua da noi, ci ha portato una bella ventata di soci e anche tanto interessamento, ecco. E questo a noi ci riempie di gioia, ecco, insomma sono cose che riempiano, insomma, anche perché noi siamo volontari, per cui non è che abbiamo uno stipendio, noi siamo volontari e ci dedichiamo proprio con tutto noi stessi per fare questa cosa. E dietro ce ne sono diversi di volontari. Sì, stavate dicendo. Siamo diversi. Ora, soci siamo circa 11.000. E poi che ci si lavora dietro, fra consiglieri, eccetera. Tutto il consiglio comunque. Una ventina di persone che si danno di questo. Poi, soprattutto, per il futuro abbiamo dei progetti insieme alla FIC, che è la Federazione Italiana, per fare delle modifiche anche di legge, per inserire quelle che sono le volontà cremazioniste o di dispersione delle ceneri all'interno di quelle che sono l'anagrafe con la carta d'identità elettronica, da poter inserire questo. Poi stiamo lavorando ad altri progetti, come quella dell'elaborazione del lutto post mortem di un caro, perché a volte ci sono delle situazioni che richiamano la necessità, certo, di un intervento di questo genere. Quindi grazie per quello che fate, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie anche vi a voi. Vi risentiamo prestissimo. Grazie a voi. Grazie. Adesso invece torniamo a parlare di Casa Salute e sonno. Quindi, rieccoci qua con questi consigli che sono davvero preziosissimi. Come possiamo ridurre lo stress e l'ansia per favorire un sonno più riposante? E come possiamo fare durare il giorno per prepararci a una buona notte di sonno?
come possiamo fare durante il giorno. Certo, certo. Come si perché diceva? L'abbiamo detto, esatto, che lo stile di vita e quello che succede durante il giorno è importantissimo e influisce sul sonno. Ovviamente. Esatto, quindi le cose principali che andiamo a fare sono quelle di lavorare sulla qualità della nostra giornata. Uno degli aspetti più importanti che dobbiamo ricordarci è che il nostro corpo è fatto per muoversi, quindi così come è dotato di ritmo, ritmo sonno-veglia, ma è dotato anche di un ritmo, movimento e riposo. Questo movimento deve essere presente durante il giorno, in maniera non stressante, non necessariamente stressante, ma deve far parte della nostra quotidianità. Allo stesso modo, una cosa che sottolineo spesso è l'importanza e il valore dell'esposizione alla luce solare, perché la luce solare, a parte l'effetto benefico che abbiamo sulla vitamina D, sul potenziale buon umore, eccetera, ma quando ci esponiamo alla luce solare il nostro corpo produce di nuovo la famosa melatonina, quindi lavoriamo sul nostro sistema immunitario diciamo su vari livelli e lavoriamo sul nostro sonno. Qualcuno consiglia la passeggiata all'alba e la passeggiata al tramonto. Perché? Perché gli infrarossi della luce solare in quegli orari hanno degli effetti benefici sulle nostre cellule che producono melatonina. E poi ancora ci sono tantissime altre cose che possiamo fare, ma uno degli aspetti più importanti sicuramente è rispettare i nostri tempi. In Giappone esiste una tecnica particolare che si chiama Yukori, cioè significa mettere dei tempi vuoti, degli spazi vuoti durante la giornata. Sì, sì. Questo permette di avere degli spazi di rigenerazione personale. Giuseppe, altri consigli su modifiche che possiamo portare alla nostra camera? Sempre per la massima qualità del sonno. Un'idea è quella di ridurre all'essenziale gli arredi, quindi evitare il superfluo, perché uno spazio congestionato nel tempo tende a far diventare la nostra mente congestionata e la nostra vita congestionata. Quindi sì, assolutamente. Quindi il consiglio è quello di pensare agli oggetti in maniera diciamo quasi chirurgica, cioè quello che ci serve, chiedersi sempre questo oggetto ci è serve? Realmente utile, certo. È utile per il mio scopo di vita, sì, per la mia felicità, no, via. O si regala o si vende su internet, ci sono tante forme di, certo. Quindi ricordarsi di non mettere niente sotto il letto. Ricordi questo consiglio? Questo me lo ricordo, di togliere tutti gli scatoloni che abbiamo sotto il letto, perché infatti, il letto deve essere libero sotto. Infatti tu l'hai tolto e poi hai dormito meglio. Meglio. Quindi liberarsi del superfluo, diciamo. Un altro aspetto importante, più tecnico, è legato alla temperatura. Noi pensiamo che il caldo ci fa bene, invece durante la notte è bene che ci sia un po' di fresco, anche perché noi già durante il sonno produciamo calore. È vero. E quindi nell'ordine dei 100 watt, considera che durante un'attività proprio fisica 1000 watt, quindi un decimo, però son tanti, cioè produciamo calore. È chiaro che lì per lì quando andiamo a letto, soprattutto d'inverno nei mesi più freddi, ci dà un po' fastidio perché siamo abituati a stare nel soggiorno nella cucina che è più caldo perché c'è il vapore della cucina, insomma. Invece nella camera è bene che ci sia qualche grado meno, l'abbiamo anche detto anche per ridurre anche i costi della bolletta, ti ricordi qualche puntata fa? Sì. Abbiamo parlato anche di questo, quindi è importante questo, veramente la temperatura e poi la luce, sempre come abbiamo detto prima, durante quando deve andare la luce all'interno dei locali deve andare dietro, deve seguire la luce naturale, cioè la luce la sera col tramonto si abbassa e così anche in casa dobbiamo abbassare le luci. Vorrei farti tantissime altre domande, ma prima, ci sarà un evento meraviglioso in programma il 4 di maggio, si chiama L'Ambiente che Cura. Vogliamo sapere tutto. Allora, è un evento che ho promosso io per SIPNEI. La SIPNEI è la società di psiconeuro endocrino immunologia, ma è una cosa difficilissima. È un lingua. So solo che è una cosa complessa perché noi esseri umani siamo complessi, ce lo spiega la dottoressa. Capiamo che è sicuramente interessante. Però io ti voglio dire questo, l'ambiente che cura perché?
il nostro ambiente influenza la nostra qualità di vita in termini di benessere, in termini di salute e in termini di felicità, di grado di felicità. All'interno di questa giornata, che è un congresso, ma vi assicuro è fruibile da tutti, addirittura gratuito, grazie a degli sponsor che sono Salute e Vita, che è un'organizzazione di promozione della salute e del benessere sia fisico sia mentale ma anche spirituale, e un'importante azienda che produce quei prodotti naturali di cui parlava la dottoressa. Chiaro. Quindi ci saranno degli esperti che parlano un po' di tutti questi aspetti legati all'ambiente. Chi sono questi esperti? Dacci qualche consiglio velocemente. Allora, avremo uno dei massimi esperti di agopuntura, che è Franco Crapolici, poi Giuseppe conosce bene, Stefano Bartolini, che è un professore di economia della felicità. Ok. E poi spiegaci un po' la psiconeuroendocrinologia. Allora, perché ci saranno colleghi importanti? Perché la psiconeuroendocrinologia ci parla di complessità del corpo e quindi come possiamo stare bene dentro e stare bene fuori, connettendoci con ciò che c'è dentro e ciò che c'è fuori. Che oggi è importantissimo. Fondamentale. Quindi non mancate, e per saperne di più potete scrivere alla nostra mail e alle vostre, ovviamente. Certo. Grazie un'altra volta a Chiara e Giuseppe per essere stati grazie con noi. Voi. Vi aspettiamo quando volete. Grazie. Grazie a voi. Adesso scenari futuri delle telecomunicazioni. Ta-da! Quindi adesso parliamo sia degli aspetti positivi, ma c'è sempre anche l'aspetto negativo. Ahimè. È un po' come le password. È un po' come le password. No, allora, una volta esisteva sì. un unico gestore telefonico. Sì. Una volta. Poi cosa è successo? Che era pubblico addirittura. Qualcuno se lo ricorda, era pubblico. Poi c'è stato un po' di traversie in cui diventò privato, lasciando stare, che era la vecchia Telecom, SIP, insomma, da tanti nomi. E poi... diventata negli anni poi Team. Non è una notizia ufficiale, cioè ormai è che a luglio, poi altre cose si dovrebbe concludere, si scinderanno la Team in due. Ci sarà la Team che vende e la Team che fa la rete, cioè che ha l'infrastruttura della rete, quindi fisicamente farà la rete. C'è stata un po' di polemica perché è stata acquisita poi da KKR, che è una società americana, c'è di mezzo anche lo Stato, insomma c'è un po' di confusione. Ma lasciando stare sta cosa, questo apre uno scenario nuovo, perché se fino ad ora avere il vecchio monopolista, perché così si chiamava all'epoca, diventa non solo non più monopolista e quindi non è più visto come monopolista, ma avrà, come tutti gli altri, dovrà acquistare infrastruttura dal suo vecchio amico, ma non sono più insieme, questo sicuramente darà una spinta di un certo tipo sul mercato. In più, di dominio pubblico, che Open Fiber, lo Stato sta spingendo, un po' anche lo Stato sta spingendo perché si uniscono con la rete Team, cioè con l'infrastruttura che ora chiamiamo KKR, si fa prima, per creare di nuovo la rete unica, cioè avere in Italia un'unica rete di telecomunicazioni gestita dagli americani e in parte dallo Stato italiano, perché ci sarà Cassa Depositi e Prestiti, comunque lo Stato, quindi si ritorna un po' al passato, no? E quindi sono un po' messi tutti sullo stesso piano, tutti dovranno acquistare da questa rete unica in vari modi, tecnicamente la cosa è complicata perché ci sono vari scenari su cui si può fare questo tipo di cose. Quindi sicuramente lo scenario delle telecomunicazioni sta cambiando. In più, anche questa notizia abbastanza fresca e ufficiale, direi. Di poco. Che Vodafone venderà Fastweb. Quindi anche questo è un ulteriore tassello nei movimenti tellurici nel mondo delle telecomunicazioni. Quindi chissà che ora magari tutti quelli che hanno Vodafone cominciano a dire cosa mi succederà, non lo so cosa succederà, si saprà, perché non è una cosa che ci vuole due mesi per concludere una cosa del genere, però anche questa è una piccola scossa
che sta cambiando il mondo delle telecomunicazioni, perché gli operatori grossi saranno meno, ci sarà una rete unica. Questo spero che sarà a vantaggio degli operatori, dei piccoli operatori o comunque medi operatori, come siamo anche noi, per le aziende, che ci possa aiutare, diciamo, a certo, spingere quella che è una cosa anche territoriale, no? Perché io, come dico sempre, anche per casa non andare a scegliere il prezzo più basso, ma vai a scegliere l'azienda magari che ti dà certe garanzie e magari guarda anche il contratto, perché bisogna stare molto attenti. Perché in Italia ci difendiamo sempre, no, ma c'è la legge Bersani, no? Perché poi tutti raccontano di questa legge Bersani che fece sui contratti di telecomunicazioni, dove te puoi disdire quando vuoi. Non è proprio così. Le penali, quelle che si chiamavano penali, l'hanno trasformate in un altro nome, e quindi alla fine i soldi, se vogliono, te li levano. Se vai via contrattualmente a qualcuno, cosa che nel mobile non succede, raramente nel mondo privato, mentre nel mondo aziendale sì, nessuno ti chiede le penali perché va via da un operatore mobile vai a un altro, no? Quindi sicuramente ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle, sicuramente. Nei prossimi Alessio, futuri. Grazie ancora una volta per aver dato tutti questi consigli alle persone che ci stanno seguendo. Ti ringraziamo per questo e ti riaspettiamo prestissimo. Sì, ci vediamo presto con altre novità. Ma adesso, a proposito di ne vedrete delle belle, dovete restare sintonizzati con me. Paolo, che stavi facendo? Stavo rileggendo la ricettina, perché stasera... Non eri distratto? Sì, ero distratto, ma sempre concentrato sulla cucina, perché stasera ne vedrete delle belle. E allora restate sintonizzati tutti insieme dalle 19 con la nostra magica cucina e dalle 19.30 con Meno cucineremo insieme, anzi mangeremo insieme, perché alle 19.30 poi si mangia. A dopo.